investing together, researching together, buying together, and this is a lesson that the rest of the world is interested in these times. And that could apply to many different regions. Diplomazia a volte che sembra instabile, che riserva delle sorprese da un giorno all'altro. Come parlate voi europei con l'amministrazione USA? A volte mi viene in mente la battuta di Kissinger quando chiedeva dateci il numero di telefono dell'Europa. Ora il numero di telefono dell'Europa, no? Ora il numero di telefono dell'Europa ce l'hanno. A volte viene a noi da chiedere qual è il numero di telefono di Washington. ma ci parliamo molto spesso e lavoriamo ancora molto bene insieme su moltissimi temi. Parlate della Corea del Nord, ci sono stati scambi. Qual è la vostra posizione? Perché l'Unione Europea, la diplomazia europea sulla questione Corea del Nord è sembrata finora timida. No, assolutamente, anzi noi siamo stati i primi non soltanto a mettere in pratica tutte le sanzioni che sono state decise a livello di Nazioni Unite, ma siamo stati i primi ad aggiungere ulteriori elementi di pressione economica su Pyongyang autonomamente, in modo estremamente rapido e in coordinamento con i nostri partner americani, ma soprattutto con i nostri partner della regione. Coordiniamo passo passo la nostra azione con Washington, con Seoul, con Tokyo, ma anche con Pechino e Mosca, perché sulla Corea del Nord quello che può riuscire ad aprire una strada negoziale è l'unità della comunità internazionale, l'unità del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e uno sforzo congiunto che quindi includa anche il lavoro che soprattutto la Cina può fare in questo frangente di apertura di un canale diplomatico che ad oggi non c'è.